Apposta. Non mi ha salvato il titolo. Vediamo un attimo se da qua riesco a modificarlo, giusto per farlo trovare in generale. Schier Ritual, eccolo qua. Vediamo se me lo salva. Ok, eccolo. Perfetto. Almeno così compare a tutti. Aspetta. Facciamo. Riaggiorniamo il tutto, così almeno. Eccolo lì. Bene. Ciao a tutti ragazzi, sono Dante. Oggi sono qua ragazzi con un nuovo episodio di One Shot. Oggi ragazzi siamo qua con la demo di Skier Ritual. È un gioco horror, è completamente in inglese sta cazzo di demo, quindi farò fatica. Perché sono una scarpa totale in inglese. Però. Voglio provarlo perché è un gioco horror, io devo avere questi giochi horror a cui giocare, non so di che cazzo parli, non ho letto niente, quindi io direi tutto. Direi sì, tanto sono tutti in inglese, quindi non cambia un cazzo, però magari leggendoli. Dai, io lascerei così. From death and discord came new order through the iron will necessary to impose it. Bene. Ma è tipo. In Galles? Wales e Galles mi sembra. Ma siamo in una isola tipo. Aspetta che arrivino proprio alla porta per chiudere, già non lo so. Sembra simile a Monstrum questo gioco. Cos'è tipo Doom? Che mi risvegliano? Bioshock. Sto vedendo molti riferimenti simili io. There is no time to delay. She must be stopped. Mother has sent what she calls the quiet ones to stop you. But you cannot allow them to. You mustn't. The only way to stop them is to kill them first. On your feet, soldier. Ma scusami, io ho messo i sottotitoli, perché non ci sono? Oh. Stop the broadcast, and you can silence her voice forever. Go. Go now. Ci ho capito un cazzo. Ma. Va, facciamo play. Sì. Face the enemy alone. Private match. Quindi ci sono queste altre mappe. Vabbè. Ma quello lì è di We Happy Few. Bellissimo. Facciamo sempre normal, perché è la cosa bilanciata. Allora, kill progress. Facciamo finché. Tanto raga, lo sapete già come va la cosa. Delle demo.
Facciamo finché non lo finisco, oppure finché non mi stufo. La visuale è già veloce, impressionante. Ok, classici tasti. L1, forse uso la cura. Arco! Fammi avere un attimino un... Oddio, ma è around! Aspetta un attimo che mi abbasso un pochettino l'audio che... You can carry any more of this item. Ma... Raga, ma questo è tipo zombie. Ma quello lì non è tipo il Jug, vero? Raga, non ci voglio credere. Ma è tipo zombie questo. Sono un po' più scemi, eh. I zombie di COD sono molto pericolosi. Fit poison. Mi sono cagato addosso. Thank you.
Oh! Buono. No. Dove devo andare? Di qua? No? Sì, ma il corpo al corpo è OP. A una certa non mi conviene neanche più farlo, però... Ok. Minchia, ma scioglie sto cazzo di... Eccolo lì. Sto cazzo di coltello è invincibile, cioè porca troia. È fortissimo. Aia. Scherzando. Immaginavo che sopravviveva, però... Madonna, che casino! Ma io vorrei affrontare a quello. Sta cagando sul cazzo di tutti quello. Vabbè, non si può andare.
Arriverò al punto che mi stuferò di tutto questo. Forse qua sotto? Perché devo andare giù io. Ok. Luoghi così stretti e chiusi non sono proprio il massimo, eh. Ok, sto trovando la strada, mi tengo quello dietro, tanto per un po' avanti posso andare senza problemi, di soldi ne ho. Ah, c'ho tre obiettivi dove andare, ok. Aspetta un attimo, magari devo entrare qua dentro? No, no, questo qua è un passaggio a casa. Cazzo è Cthulhu? Bellissimo. Non mi dire che è il pacapan. Raga, il pacapan. Ma veramente è il pacapan? Ciao. Raga, il pacapan. Io non ci voglio credere. Madonna mia. Che copia. Che copia orribile di cose. Quando è rimasto un pochettino indignato dalla cosa. Però che ci rimani in merda, povero. Guardalo. Ma stai scherzando! Ho sbagliato tantissimo. È completamente fuori. Sono morto.
Ah, ho capito. E invece il coso qua, che ora non mi ricordo dove cazzo è. Stanno la parte sbagliata, ovviamente. Porca puttana te. Ah, adesso non li shotto più? Oh, beh, finalmente, dai, minchia. Beh, era anche un po' l'ora, eh. Che cazzo? Life token, mi sa che il life token devo andarla a prendere dal coso, devo andarla a prendere, quindi mi sa che devo stare qua dentro e ammazzarli. Bella però questa roba, mi piace.
sta piacendo. Ovviamente non... non ci spenderei manco un soldo per questo gioco, però... è carino, dai. È carino. Aia. Sono proprio morto, ok. Vabbè, raga, sì, c'è la trama. Allora, io finirei qua, mi fermerei letteralmente qua. Perché bello, bello, è carino, cioè non è male. C'è tutto un insieme di cose da poter fare, cioè nel senso c'è una storia dietro. C'è una storia, tu devi fare, devi seguire la storia che ti dicono mentre sopravvivi a queste orde. Ed è una cosa bella. E... comunque, sì, secondo me la fine, in teoria ci riusciremo ad arrivare a Cursed Lands of Levernock. Ci dovremmo riuscire ad arrivare, tecnicamente parlando, perché alla fine... si potrebbe fare, il problema è che andando avanti con il coso, io non sapendo bene gli oggetti quali sono, dovrei anche informarmi, però non lo sapevo, cioè tipo, ci sarà sicuramente il Chug, il Juggernaut ci sarà, sarà quello che ti fa sparare più veloce, quello che ti ricarica più veloce, quello che ti fa correre all'infinito, e a parte che per tanti round... il corpo a corpo è l'attacco migliore di tutti, cioè puoi anche non usare armi contro i mostri piccoli. Poi ho visto adesso, da quando era il livello 12, dal livello 12 o 11, i colpi corpo a corpo andavano due, doppi, perché sennò non andavano. Cioè, non è un brutto gioco, però non so, cioè, io lo farei costare 40 euro massimo, 40 euro è proprio il massimo che uno può chiedere. Ma in generale, cioè per un gioco così, io non chiederei più di 40 euro. Perché questo qua non è un gioco da AAA. È semplicemente un gioco di round, di sopravvivenza, dove tu praticamente devi andare a finirti queste quattro mappe. Che poi alla fin fine magari... Obey, Fight, Survive. Obiettivo, combatti per sopravvivere, penso sia scritto. Però devi fare alla fine... alla fine devi fare quello per il quale sei qui, cioè c'è l'obiettivo, devi seguire l'obiettivo, arrivi fino alla fine, però ovviamente andando avanti ti trovi purtroppo nella merda, incagliato con molti mostri alla fine, quello è, ci sta come obiettivo, ovviamente là sotto era bello incasinato, molto più difficile muoversi, io poi mi sono andato a inceppare perché dovevo mettere i cosi, però cioè, non lo rifarei ora da capo, non ce ne ho voglia, a me piacciono questi tipi di giochi, ma da solo, minchia, mi sono sempre stufato. Comunque, abbiamo visto com'è, non è che devo fare adesso per forza un'ora, io l'ho detto. In realtà ho detto le due opzioni proprio per il gioco più sbagliato di tutti, perché nel senso sbagliato. Ho detto, lo gioco finché o non lo finisco o non mi stufo. Mi sono stufato in realtà, però cioè, starebbe anche da provare di nuovo, perché alla fin fine è facile da fare. Basta stare un pochettino più attento, le cure ce le hai praticamente infinite, quindi ma si ricaricano e basta, cioè cazzo, avere la possibilità di curarsi in maniera infinita è qualcosa di unico, cioè molti altri giochi non ce li hanno, anzi non ce li ha nessuno,
tutti i COD a cui ho giocato zombie, cioè non c'era nessuno che ti permetteva di curarti come cazzo volevi tu e quando volevi tu. C'era un tempo di recupero, mi sembra, ma non ho guardato perché comunque l'ho usato veramente 2 volte. A parte questo, raga, cioè, io sinceramente è un gioco che non acquisterei mai se non con gli amici, ovviamente, per giocarci con loro. Però alla fine si riduce solamente. È un po' come World War Z. Più o meno, cioè, è un mix tra World War Z, ma era. Sì. No, aspetta un po', no, sto dicendo delle cazzate. È un zombie, COD zombie. È COD zombie fatto bene, nel senso, COD zombie è sempre stato fatto bene, perché sono belli i COD zombie. Però, per fare la storia di quella mappa, dovevi andare a trovare gli easter egg. Io ho detto sinceramente, l'ho sempre ritenuta una stronzata, perché io non so, cioè, hanno, ad esempio, COD Zombie l'hanno sempre buttato, a parer mio, da come l'ho sempre intuito, un po' come i Dark Souls, perché tu ti buttano dentro, il tuo obiettivo base è quello di sopravvivere e ammazzare tutti quelli che trovi davanti, perché alla fine Dark Souls è questo, se uno non guarda la trama, uno gioca, va avanti, ammazza tutti sti coglioni, cioè gli viene spiegata all'inizio la trama, ma poi non gli viene più spiegato niente di tutto il resto. Se non leggi niente, se non leggi niente, non ti viene spiegato più niente, il tuo unico obiettivo ogni tanto ti viene detto che tu devi ascendere a essere il Lord. E lì poi vai avanti con l'obiettivo di dire ok, allora faccio queste varie cose che mi hanno detto per diventare Lord, ma alla fine è semplicemente uccidere la gente. Però alla fine in Dark Souls tu puoi scegliere. In COD Zombie ovviamente non puoi scegliere, però, cioè, la storia ti viene nascosta nell'easter egg. Io non capisco perché ti debbano far fare gli easter egg per fare le cose. Cioè, fammi entrare nella mappa, dammi degli obiettivi, fammi seguire un ordine di storia all'interno di quella mappa. Poi, se ho io il piacere di farlo, la faccio. Se no, continuo a sopravvivere nelle zone senza fare gli easter egg. Anche perché una volta finito l'easter egg, COD Zombie ritorna a essere COD Zombie, una semplice partita a sopravvivenza round. È quello, cioè secondo me ti dovevano COD doveva fare come questo, che ti indirizzava a fare gli obiettivi. Ti dava tanti obiettivi da fare in una mappa, cioè ad esempio io una mappa che ho sempre adorato era di Black Ops 3, mi sembra, che è The Rezend Drake, quella dove potevi fare gli archi. Allora, quella era stupenda, perché minchia, però se non sapevi l'easter egg per fare l'arco, uno dei 4 archi, tu ti ritrovavi con te così, che continuavi a correre in cerchio nella stessa cazzo di zona con delle armi, continuavi a sparare finché alla fine ovviamente non ti incappettavano, ti chiudevano e morivi. Perché alla fine continuava a fare così. Oppure ti rompevi proprio il cazzo, allora ti buttavi in mezzo agli zombie e morivi così, perché sennò minchia dopo un po'. Perché il problema di girare in cerchio è che poi ti vengono due coglioni così e alla fine cioè, fai solo quello tutto il tempo, non è, con zombie alla fine non è niente di che, cioè se impari a ruotare diventa facile. Questo invece ha un concept molto bello che secondo me avrebbero dovuto già fare quelli di COD, farti entrare nella mappa, farti visualizzare l'obiettivo da fare, farti una lista delle cose che tu devi fare. Sia per fare l'arco, sia per fare quello. Oppure, cioè, dire semplicemente vai avanti in questa zona qua. Per proseguire nella storia tu devi andare di qua. E quindi tu segui l'obiettivo, segui. Poi quando arrivi in una zona aperta puoi tranquillamente dire, puoi aumentare gli obiettivi e quindi dire ok, adesso tu puoi sbloccarti gli archi. Da questo punto qua puoi iniziare il primo rituale per l'arco. E scegli tre, e ti fanno tre, quattro liste dei 4 archi. Cioè, non ti devono fare una listona così di tutto quello che serve. Semplicemente ti dicono: se vuoi iniziare quello di fuoco, prendi questo, quello qui, quello qua. È a posto. E da lì prendi il seguito. Se tu scegli quello dell'arco di fuoco, ti continui quello dell'arco di fuoco e gli altri vengono eliminati. Fanno tipo fallito, una roba del genere, e vengono scartati. E tu continui a fare quello lì. Dovevano far così, non che doveva essere tutto un mistero, dovevi andare a scoprire gli easter egg, far quello, far quell'altro, cos'è? Che poi il bello è che per fare gli easter egg, all'inizio, quando inizi a giocare, nessuno lo sa, nessuno, tranne chi va a fare le prove, le demo o viene invitato agli eventi per fare il gioco,
E gli viene spiegato come fare gli easter egg, oppure viene detto a chi è interessato, e viene detto l'easter egg si fa in questi vari step per arrivare poi alla fine. È fatto l'easter egg, tu continuavi questa grandissima trama che era COD Zombie, con l'aggiunta di quella nuova mappa che avevano messo. Ed era bella, solo che minchia non tutti potevano farlo, perché non sapevano che cazzo di obiettivi fare. Questo invece ha un buon concept. Se è giusto il termine che sto usando, ovviamente, perché comunque ti spinge, ti dice dove andare, cosa fare, qual è il tuo obiettivo. Io sto andando per questa cosa qua, in realtà lo comprerei perché mi interesserebbe, con l'italiano ovviamente, con i sottotitoli in italiano almeno, non dico essere tradotto, però almeno i sottotitoli e almeno le scritte, i testi, così capisco che cazzo devo fare. Dovrei imparare l'inglese, per l'amor di Dio, perché sono scemo io che non imparo. Però è un bel gioco. È un bel gioco, cazzo. Fatto proprio come piace a me. Magari me lo gioco anche per conto mio. Oppure. Non pe forse magari ci faccio anche. No, altre live sulle demo mi sa che non le faccio. Un po' come anche Morbid alla fine, non l'ho fatto. Non ho fatto un'altra live, non ho intenzione di farlo. Anche perché questi qua sono one shot proprio. Provarli una volta sola e boom. Cioè. A primo impatto, bello, carino, non mi dispiace in realtà come gioco, però non lo comprerei. Non lo comprerei se non avessi qualcuno con cui giocarlo. Cioè, non so se ho usato la metodologia giusta, no. Se avessi qualcuno che lo comprerebbe con me, che lo comprasse con me, lo giocherei volentieri. Se no, rimane lì. Vabbè, ragazzi, io direi che posso concludere qua l'episodio. Ringrazio tutti voi di essere passati, vi ringrazio mille della compagnia. Io spero che questa live vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio di One Shot. Ciao a tutti, raga, e alla prossima.